Arrivano. Buonasera. Dovrei essere in cerchio visione, aspetto che qualcuno si colleghi. Però non c'è nessuno. Sono l'assistente qui a casa, mi dite se mi vedete? Una persona è arrivata. Ecco Mario, allora quindi sono in diretta. Mi posiziono meglio, dite se c'è la luce. Aspetto un po', così vediamo se arrivano persone. Capisco che stasera è una serata un po'. No, Mario, no, ci sei. Ciao Mario. È una serata un po' particolare. Stasera la maggior parte di voi sarà a festeggiare, Mauro. In questa serata di San Valentino, le mie assistenti alla regia stanno arrivando perché è stata una bellissima serata qui. Abbiamo fatto la nostra meditazione del lunedì di luna e di giovedì, come dice la Ross, però la facciamo scegliendo un giorno per noi. E stasera è stata una serata molto particolare, molto potente, perché per la prima volta sono stata conduttrice di una meditazione, con più fasce generazionali. Abbiamo avuto mamme, bimbe, è stato un bel incontro. Abbiamo avuto persone nuove con noi che hanno ricevuto i doni di questa meditazione, hanno scoperto un sentire diverso. Ciao Silvia, ciao a tutti. Bene, vediamo se mi date un cenno che mi vedete bene e che mi sentite bene. Così poi dopo possiamo iniziare a chiacchierare un po' di questa serata. Penso di sì. Allora, voglio raccontarvi e partire da una bella storia che mi è successa oggi. Parto dal raccontarvi quello che è successo quando sono andata a riprendere Mattia. Ho incontrato, come succede spesso all'uscita delle scuole, le altre mamme. Una di queste è una mia cara amica, ci conosciamo veramente da quando siamo piccoli. E sono molto felice perché è anche una delle mie amiche che della cerchia più intima, della mille premiscè, diciamo così, che si è avvicinata insomma all'approccio empirico e si è seduta nei miei cerchi. E non è così scontato. Di solito a volte si fa fatica a far interagire con noi persone che ci conoscono da una vita e magari sono cresciute con noi, e a volte la condivisione di questi nuovi assetti della vita non arrivano mai così facilmente o non sono sempre così scontati. E per me, che ho sempre invece, come dire, mai separato
la mia crescita evolutiva e quindi la mia frequentazione delle scuole con il resto della mia vita, e quindi per me è sempre stato molto bello condividere sempre, insomma, i miei passaggi. È una delle gioie più grandi quando vedi che persone che sono sempre hanno sempre camminato con te nella tua vita, a prescindere da questo, lo fanno a maggior ragione condividendo questi momenti. Quindi per me è fonte di una felicità davvero autentica e unica. E quindi lei mi aspettava alla scuola e senza voce, perché fa tutte le sue cose con i bambini del rugby, e quindi era senza voce. Mi dice tutta afona che stava cercando un regalo che aveva fatto per me, un piccolo pensiero. Dico: ma che sai, che non c'hai? Lei si frugava. Dico: ma che trovi? E poi alla fine, quando si è arresa al fatto che questo regalo era andato perso, mi ha detto che aveva preso per me un cioccolatino di Baci Perugina rosa per darmelo oggi che è San Valentino, e la cosa mi ha fatto davvero tanto piacere e tanta tenerezza. Sono quei piccoli gesti che riempiono davvero il cuore di gioia. E quindi per me è come se l'avessi non solo avuto tra le mani, ma anche che me lo fossi mangiato il cioccolatino rosa. E la cosa bella è stata che poi abbiamo preso i nostri figli. Quando poi escono da scuola non è che si sta poi tanto lì, ognuno prende i suoi, poi corse, insomma, le macchine. E nell'andare verso la macchina, più che io, Mattia, che era davanti a me, si è accorta che c'era qualcosa che luccicava in terra. È stato bello perché ha detto: ma che è? L'ha spostato un po' col piedino, ha detto: è un bacio, è un cioccolatino, mamma. È venuto, è il mio. Era quello che la Monica aveva perso e che era destinato a me. E quindi io oggi ho ricevuto questo bellissimo messaggio da Valentino, che non perdo occasione mai l'universo per farti dono di qualche messaggio inaspettato, e per me è sempre fonte di stupore come il messaggio che ti serve arriva. E quindi qualunque cosa sia destinata a te, troverai il modo per raggiungerti. E a me il mio cioccolatino rosa mi è arrivato. Bene. Questo per iniziare a parlare di quello che a volte ci aspettiamo che ci accada, e a volte fin da piccoli ci aspettiamo di vivere una favola. E di solito si tratta di favole d'amore. Io ho scoperto da molto piccola, diciamo, perché avevo 13 anni quando i miei genitori si sono separati, e quindi diciamo che ho scoperto in giovane età che la favola d'amore può finire e che non è detto che duri per sempre. E quindi la disillusione di questo è stato ovviamente un colpo per la piccola, perché fino a quel momento comunque eravamo cresciute, sia io che la mia sorella, insomma, in questa che noi percepivamo favola. Quindi c'era la mamma, c'era il babbo, c'eravamo noi due. E quindi sempre comunque messe su un piedistallo, due piccole principesse che assolutamente godevano di ogni privilegio e di ogni
beltà. C'è tanti bei ricordi, ci sono tanti bei ricordi di situazioni davvero principesche quando ero molto piccola. E poi, tutto a un tratto, la favola finisce. I tuoi genitori decidono questo crack per te. È un crack che disillude da tutto, cioè tutto il castello crolla. Quello che ho scoperto quando ero più piccola e è successo questo crollo, diciamo, è che nella disillusione del crollo e del dolore che può portare, ti accorgi anche che quella favola fai proprio fatica a lasciarla, non la vuoi proprio lasciare quella favola lì. E almeno a me è successo che pur di mantenere quel legame con quella favola, vai a coprire e a tappare tutti i buchi che quel crollo crea, perché di fatto tu, che sei piccola, quella cosa lì non la vuoi perdere, quell'amore lì che credi di avere e che ti sostiene, non lo vuoi perdere. Scusate, faccio un saluto particolare. Ciao Marco, che felicità averti qui. Sai, qui siamo in tante, c'è la Ross, c'è tutte le mie dinamichine del lunedì di luna. Ti mandiamo davvero un saluto particolare, un abbraccio stretto stretto. Mua. Salutaci anche quella lucciola del cuore che frullerà come poche. L'aspettiamo quando vuole. E quindi vi dicevo, che appunto la piccola, tra virgolette, principessa fa fatica, o comunque i piccoli in generale fanno fatica ad abbandonare ciò che l'ha sostenuti fino a quel momento, quella favola. E pur di non far crollare tutto il castello, come dicevo, arrivi a coprire tutti i buchi mancanti. E quindi sono riuscita ad essere la mamma del mio babbo, come il marito della mia mamma, come la mamma della mia sorella. Vai a coprire un bel po' di ruoli che non ti appartengono. E questo per motivi su motivi, per tutto il bagaglio che già ti porti e che soprattutto non ti permette di, o anzi, ti accorgi che quello che tu pensavi amore sta vacillando e fai di tutto per non perderlo, anche andare contro ordine. Questo per dirvi e raccontarvi che, perché giustamente in una serata così, dove ho messo questo titolo un po' anche, diciamo, provocatorio in questa serata che è quella di San Valentino, e uno mi viene a dire: sì, ma te che sei stata la regina indiscussa dei single con una marea di storie fallimentari alle spalle, che ci viene a raccontare. E in effetti c'è stato una volta un mio cliente che in maniera molto molto carina, leggendo il mio dépliant di presentazione per il mio lavoro,
dove appunto si parla del counseling, si parla anche insomma della relazione d'aiuto, sulle situazioni in cui possiamo essere chiamati a dare il nostro contributo, come possono essere anche le relazioni di coppia. Lui molto, diciamo, carinamente mi fece presente, dice: "Ma come proprio te?" Dico: "Partiamo da questi, proprio io." Molto probabilmente perché in effetti la vita ti mette di fronte le occasioni per crescere negli ambiti che ti servono proprio per la tua crescita evolutiva. Per cui in questa vita ho avuto molte occasioni per poter cambiare vista, soprattutto sulle relazioni. E non solamente sulle relazioni di coppia, proprio sulla relazione, quella per prima è la relazione regina. Non si tratta di principi, non si tratta di principesse, non si tratta, ma la relazione regina che è quella con te stesso e che ho scoperto essere poi la base per qualsiasi altra relazione tu intrattenga. Ciao Sammy! Allora, non ho visto chi scorreva, perché sono andata dritta e quindi non ho visto chi è arrivato, però vi saluto tutti, ben trovati. Quindi, dicevamo che quando siamo piccoli e quando io ero piccola di fatto questo momento più o meno, diciamo, traumatico, il mio è stato molto più traumatico, però per tutti arriva il momento in cui più o meno ci accorgiamo che l'amore che abbiamo ricevuto, abbiamo visto, di cui ci siamo nutriti, di cui è stato per noi fonte dell'unica visione che ci è stata consegnata di amore, a un certo punto ti svegli e ti accorgi che molto probabilmente ne manca un pezzo. E da come te ne accorgi? Una di questi indicatori è proprio qualcosa che non va anche nelle relazioni di coppia, rapporti che si susseguono magari consumandoli e quindi mai prospettando una relazione duratura, ma semplicemente relazioni che si consumano nell'arco dei primi mesi. Quindi innamoramenti istantanei, passionali e fugaci, diciamo così, e quindi nel momento in cui si esauriscono anche la persona ha bisogno poi di nuovi stimoli, di andare a ricercare altro perché non si sente più appagata, perché ha bruciato già tutto e quindi ha bisogno di nuovo di andare a cercare altro. Come le persone che in questa, diciamo, consegna che si portano dietro d'amore possono essere invece, possono cascare, diciamo così, in situazioni in cui la relazione di coppia si svolge soprattutto in dipendenza affettiva. Per cui, pur di avere questa persona accanto, sei disposto a non essere più tu, a non essere più nella tua autenticità, ma cercare comunque di essere sempre comunque piacevole, accondiscendente. Proiettato al perdono, proiettato tra virgolette alla sopportazione, pur di non perdere ciò che ti colma, come
quel buco, quella mancanza, o comunque per come la vedo io, pur di non perdere quella favola. Io nella mia esperienza, come vi ho detto, ho tentato di tutto il per tutto di mantenere la favola, proprio a parte quella da piccola dei miei genitori, ma questo comparato, questa cosa comparato da piccola, e quindi per mantenere la favola ho bisogno di mettermi dove sento che può reggere e che se altrimenti non mi metto lì potrebbe traballare qualcosa. E quindi, diciamo così, la tappabuchi per eccellenza. Pur di tenermi quella favola, ho in effetti preso ruoli che non mi appartengono, non mi sono mai appartenuti, o comunque che andavano anche contro l'ordine naturale. E queste situazioni le paghi poi. Ma mentre tu sei intenta a fare l'unica cosa che conosci utile per te, per mantenere quella favola d'amore, non te ne accorgi. Fino a quando però la vita ti presenta il conto e ti dice forse c'è un'altra favola per te. Infatti un'altra favola c'è. Io l'ho scoperta dopo che in effetti, insomma, la vita me l'aveva presentato il conto di una favola non troppo d'amore. E ho scoperto che di fatto quelle sono le favole, come dice spesso la nostra Alessandra, quelle sono le favole a prima vista, ma dietro c'è una favola molto molto più corposa, se vogliamo dire, molto più intensa, molto più intima, molto più nutriente, che è la favola con te. Quella storia d'amore che spesso e volentieri non ci salta agli occhi e che invece è l'unica che ha ragione di esistere ed è quella che porta davvero il gran finale delle favole. Ho fatto un post, non so se l'avete letto ieri, forse ieri l'altro. A me tra le tante cose, quando mi sento un po' carica di emotività, mi scatta la vena poetica. Ho da mettere giù un po' di emozioni in rima. Ciao Feli! E quindi, infatti, sorpassando anche la Felicia, che adesso ci aiuta nella gestione di questo gruppo. Ho postato quelle due o tre frasi che mi sono venute l'altra mattina e in effetti la penso proprio così. Quando non mettiamo in dubbio il finale e vissero felici e contenti, e non lo mettiamo in dubbio, nella prima vista. Nella prima vista non lo mettiamo in dubbio. Quando non mettiamo in dubbio il finale è perché altrimenti fa male. E questo in una doppia accezione. Fa male perché arriva la disillusione, perché di fatto ti accorgi che la favola no, non è detto che abbia quel finale lì. E può far male anche nell'accezione in cui per poter accedere alla seconda vista, quella che
che porta quell'altra favola, la favola sottintesa. Hai bisogno di passare da quello che porti nel tuo zainetto, che non è così, certo, un po' di fatica la porta, un po' di dolorini te li fa risalire, però sono quei dolori necessari a una seconda vista che ti permette l'accesso e ti apre la porta davvero nel paese delle meraviglie. A quel punto sei davvero Alice. A quel punto sei tutte le principesse Disney e anche quelle della Pixar. Perché in effetti quando ti arriva la disillusione, no? O comunque tu non vuoi abbandonare assolutamente la tua favola e quindi ti metti nelle posizioni in cui puoi far rivivere quello che hai imparato. Puoi diventare una delle protagoniste, in effetti c'è chi è Cenerentola, oppure c'è chi diventa l'altra principessa antagonista della Pixar, ribelle. Ma così anche per gli uomini, eh. Così anche per gli uomini, ci sono dei principi che sono come Shrek e quindi già sono brutti in partenza, però nascondono dietro magari dei tesori, ma a prima vista offrono soltanto un aspetto e il peggiore, o quello che tu percepisci tale. E invece ci sono magari dei principi azzurri che, come dice Michelle, dopo un po' magari ti accorgi che diventano anche un po' marroncini. Io nel primo pezzo, diciamo, sono stata molto sul Cenerentola andante, poi mi sono trasformata proprio su, perché sapete, no, che c'è il degrado e quindi si cresce, no? Fino a un certo punto. E io poi dopo sono diventata in questa scala di vita proprio la principessa sul pisello, ma non in senso proprio non ero diventata una principessa che non gliene stava bene uno e quindi la favola finiva come avevo imparato. Perché nei tanti ruoli e nei tanti tappabuchi che mandavo a inserire pur di mantenere la favola non reggeva. Ma sostanzialmente perché non c'ero io. E in questo periodo diciamo che mi è servito tanto perché la costruzione di quest'altro castello, che poi è casa tua, che poi sono tutte le stanze che hai di questo meraviglioso castello, casa, chiamalo come vuoi. È davvero quello che ti porta alla vera favola. Allora, io se volete mi diverto anche un po' a sentire che tipo di principessa o principi siete. Io ve l'ho detto che cosa ero diventata. Non che l'abbia abbandonato del tutto, molto probabilmente, questa strategia, però di fatto è riconosciuta. Chi di voi è principessa Cenerentola oppure ribelle o c'è qualche rospo in ascolto o siete tutti principi azzurri? Ciao Dona! Ciao!
Ciao, stasera è un cerchio visione molto intimo, credo, perché la maggior parte delle persone sono a fare quello di cui noi chiacchieriamo, però tra noi intimi ci possiamo dire un po' di cose. Niente. Va bene. Allora continuo io. Adriana dice: lei è Frozen, Elsa, beh, la principessa di ghiaccio. È un bel personaggio, Elsa, vero? Elsa è quella, la sorella maggiore. Ecco, ora chiedevo conferma alle mamme di femmine perché io sono un pochino più proiettata nei cartoni animati da maschio. Però l'ho visto, Frozen, Elsa è la sorella. È la sorella maggiore. Eh sì, anch'io mi ci sono rivista un bel po' su Frozen e soprattutto sulla sorella maggiore, sai, perché di fatto la sorella maggiore porta in consegna un bel po' di cose. Eh? È il primo step della consegna. È il primo step della consegna e quindi prende un bel po' di responsabilità. Invece Brigida dice che è ribelle, che è ribelle, ribelle con i ricci tutti rossi. Allora vi racconto, non so se avete visto uno degli ultimi cartoni animati, io sì, perché però questo è molto più girato verso, diciamo, il maschile. Si chiama Ralph spacca internet, una cosa del genere. E c'è questa piccola che è la principessa di un gioco di videogiochi, insomma, la principessa di serie B. Fa parte di un altro campionato, diciamo così, non è serie B, ma fa parte di un altro campionato. È una principessina dei videogiochi. E varca la soglia di internet, entra in questo mondo meraviglioso, dove si infila anche in una riunione delle principesse. E in questa riunione delle principesse ci sono tutte, ci sono sia quelle della Disney che anche quelle della Pixar. E a un certo punto lei le coinvolge in questa nuova visione di un po' più moderna, quindi tutte le principesse dismettono questi vestiti ampli, ma si mettono t-shirt molto, diciamo, urban. E si mettono a fare un pigiama party, una specie di pigiama, tipo quello che avviene qui intorno a me stasera. Voi non le vedete, ma di fatto è così. E queste principesse, a un certo punto c'è Ribelle che fa una battuta, dice la sua. E questa piccola dei videogiochi si rivolge alle altre principesse perché non l'ha capita, no? E dice: ma io non l'ho capita. E loro gli dicono: ce lascia perdere della casa concorrente, non la capiamo nemmeno noi. Ci siamo tutte principesse, a volte non facciamo fatica anche a capirci tra principesse, figuriamoci se riusciamo a farci capire dai principi. Allora, chi altro c'è? Sì, molto spesso corro nel mio castello di ghiaccio, l'Adriana. Aspetta un po', vediamo se riesco. Scappi da cosa, Adriana? Anzi, nemmeno. Non so se è uno scappare, dici che corri, quindi qualcosa ti fa correre verso il castello. Mentre la Monica è più sulla sorella minore di Elsa, che è, non me lo ricordo, io non so come si chiama. Ma suggerimenti dalla regia, come si chiama? Anna. Anna, vabbè. Ciao Mari, ciao. Ma quante principesse in linea? Ma siamo tutte principesse stasera? Guarda un po'. E ci teniamo compagnia, facciamo questo pigiama party. Ah, oh, piccolo. Che bello.
Allora, la Francesca invece e la principessa il ranocchio. Che poi si è trasformato in principe Mauro, perché quella è una storia, la storia proprio no? Che insegna ad andare oltre le apparenze. Ah sì, perché nel cartone lei scappa nel suo castello di ghiaccio, perché per la rabbia non riesce a gestire sempre bene i suoi talenti, congela tutto e allora scappa via per non combinare danni. Che metafora, eh? A volte le armature e diciamo sì, la rabbia, ma non solo la rabbia, sai, il non poter controllare, il sentirsi che sì, il sentire che stai perdendo controllo, quindi non poter controllare, non poter gestire, non saper gestire emozioni che non ti permetti o emozioni che sono per te, non ti permetti sia che sia rabbia, sia che sia la paura. Ti fanno di fatto fuggire in quei posti e nelle stanze di te e ti allontanano dal sentire e anche da qualsiasi fonte e nutrimento d'amore, come è successo a Elsa. Aspettate che guardo. E anche la difficoltà che ha Elsa di riconoscere i propri talenti. Anche la difficoltà che ha Elsa di riconoscere i propri talenti. A volte questo anche, non ce lo permettiamo, eh. Questa è una cosa. È una cosa che. E pur di non ce li riconoscere, li soffochiamo e anche a volte facciamo proprio, li neghiamo, neghiamo proprio i nostri talenti, come se non li avessimo. A volte li neghiamo proprio anche per queste, per le ragioni che magari ho detto prima, sai. A volte pur di essere amati, siamo disposti anche a non riconoscerci parti di noi fondamentali. Allora, c'è un'altra principessa. Io stasera solo Cenerentola, contornata da piatti da lavare. Debora, ti aspettiamo. Basta con questi piatti da lavare. Vieni. Vabbè, tranquilla, ce l'abbiamo anche noi. Stasera siamo Cenerentole. Che poi è una bella parte anche quella di Cenerentola, alla fin fine. Perché no? Perché no? Alla fin fine, molto fine. Proprio molto infine. Erano tutte canterine queste principesse, comunque tutte voci sorprendenti. Tutte voci sorprendenti. Ma di principi non ne abbiamo nessuno? Sono tutti principi azzurri, si sono volatilizzati già, hanno fatto i desaparecidos, dileguossi, come dire. Come dice Monocolao proprio su Cenerentola, no? Dileguossi, ecco, i nostri principi si sono dileguossi. E beh, succede, succede che si dileguano. Ma vediamo, c'è qualche altra principessa? Così se, vediamo un po', poi magari continuiamo. Aspetta, guardo un po' perché se no non li vedo.
Allora, per ora siamo su Frozen. Vince Frozen su altre principesse, una Cenerentola e una Ribelle, e anche la principessa e il Ranocchio. Via. Vediamo chi offre di più. Ma Biancaneve non ci si sente nessuno. Quella strega cattiva. Dai, tanta roba. E vogliamo parlare della Bella Addormentata nel bosco. Avete visto, no? Infatti è quello, no? Mi sono svegliata da sola. Sospetto te. È quello, infatti, perché tu è proprio così. Mentre tu sei intenta ad aspettare che qualcuno completi o comunque coroni o comunque ti faccia vivere quella favola. E quindi affidi lo svolgimento della favola a questo bisogno, a questo voler stare lì in quella ricerca d'amore che proviene da lontano. Di fatto non riesci a interagire con quello che invece c'è fuori da quella favola. Tutta un'altra storia. Per cui quando in effetti tu ti accorgi che la favola che puoi vivere è quella con te, non hai più bisogno di aspettare qualche principe che viene a svegliarti con un bacio. Controllo. Allora, invece mi piace molto quella della principessa Belle che doveva avere a che fare con la bestia e con l'accoglienza gli ha insegnato ad amare. Sì, la Bella e la bestia è una bella. Ora la diciamo anche quella. Di Leguozzo, il ritornello di gioventù. Sono tutti romantici innamorati, festeggiano San Valentino. Biancaneve no, ferma lì ad aspettare senza far nulla mai. Però quanto sono yin le principesse. Vabbè, sì, stasera è una serata molto molto intima, molto yin, sì. La Bella e la Bestia è una bella favola, sì. Lì abbiamo anche lì andare oltre all'apparenza, è una specie di la principessa del Ranocchio come Shrek, e non fermarsi mai alla prima vista e come saper accogliere l'altro, ma questo quando lo fai? Quando è che riesci a vedere l'altro nella sua interezza? Pensateci bene. Io non avevo mai fatto caso a quanto cambiasse davvero la vista quando per prima tutta intera riesci a vederti tu. E allora anche quello che prima tutta la che a qualcuno sempre gliene mancava un pezzo, diciamo. E quel pezzo che non vedevo non è che mancava lui, magari, perché magari con un'altra persona magari c'era. Forse quel pezzo mancava a me. Non lo vedevo, non ci accedevo, non lo coglievo o non lo accoglievo. Ma come cambia, come cambia. Vediamo. Sì, si stanno arrivando le principesse. Allora, Biancaneve di fatto
Oddio, scusate. Biancaneve di fatto non aspetta e basta. Diciamo che c'ha un bel da fare Biancaneve con i nani, non è che è in attesa e basta. Però c'ha da fare come al solito con una strega cattiva. Spesso no, ci sono le streghe cattive. Chi ce l'ha? C'è la Biancaneve, ce l'ha. Ce n'è diverse di streghe cattive. E quindi in effetti le favole si girano tutte in questi ambiti qui, no? C'hai una strega da sconfiggere, c'hai il principe da aspettare, quello che ti viene a salvare. Raga, io credo che finché si rimane dentro a queste favole qui, con questi stereotipi qui, si perde sempre quello che c'è fuori dalla favola. Quello che c'è fuori dalla favola. Che dire, quando ho iniziato a fare i miei passi e quindi iniziare a conoscere e anche a riconoscere, a scoprire che non avevo perso e non era crollato nessun castello, ma semplicemente avevo da scoprire il mio e visitare tutte le stanze che lo compongono. Man mano che scoprivo quell'ambito piuttosto che quel ripostiglio, oppure trovavo che c'era una scalinata, mi accorgo tuttora che non c'è più niente che io ho bisogno di andare a ricoprire nell'altro. Non tutto, però alcune cose magari rimangono. Ma quel bisogno, per come lo sentivo, non c'è più. Non ho più il bisogno di andare a, perché se no non mi sento amata. Una base magari rimane sempre, ma le occasioni si restringono, come dire, no, no, non c'è più tutta quella frenesia di andare ad essere qualcosa che sta fuori. Ho trovato veramente molto piacere nel riconoscere che nelle relazioni, e non solamente le relazioni amorose, ma nella generalità delle relazioni, che nel momento in cui tu non senti più il bisogno di lottare contro una strega cattiva, piuttosto che fare Cenerentola per essere vista dal principe, piuttosto che aspettare dormendo che lui ti svegli e tant'altro, tutte quelle dinamiche che noi conosciamo bene, riscopri davvero il piacere di avere accanto qualcuno. Che poi sia la relazione amorosa oppure un'amicizia, che sia tuo figlio, che sia tua madre, davvero riscopri una favola diversa. Scopri proprio una favola diversa. E lì ti accorgi che anche i finali possono essere diversi. C'è una pillola di Michel, poi magari ve l'andate a cercare, quando lui ha fatto una serie di pillole sulle regole dell'amore, che a parte spiegare fa tanti passaggi, ma non è questo stasera il tema del mio dire, anche perché c'è Michel che ha fatto appunto tutta questa
questa carrellata delle regole dell'amore, per cui bastano sicuramente quelle molto meglio di me. E oltre a spiegare come avviene, no, l'aggancio, quando tu attrai assolutamente e precisamente chi è tanto spostato quanto te dall'asse che noi chiamiamo integrazione, o comunque una persona che ha modo di camminare dritta nella vita, no? La famosa yin integrata, il famoso uomo yang integrato, belli, belli loro. Però per noi che ancora siamo un po' disintegrati, capita, e così è, che attraiamo, arrivano per noi le persone che di fatto, come per compensazione, sono perfette per noi. Per cui si può anche dire che, a prescindere, insomma, della principessa Cenerentola piuttosto che Elsa di Frozen, di fatto ci arriva il nostro principe azzurro, per quanto noi siamo principesse. E quindi non è mai un caso. E in una di queste pillole, queste regole dell'amore, Michelle dice che non esiste soltanto un principe azzurro per noi, cioè quello che arriva da lontano e tu l'hai aspettato tanto, e poi arriva il principe, ti bacia, ti salva, cioè, evviva! Non c'è, ma non solo non c'è lui uno, ma questo principe potrebbe essere tanti. Dipende da te. Perché in effetti, quando, man mano che la favola la costruisci con te, diventa sempre più spazioso il castello, diciamo così, non che diventi, è che riesci a godere delle relazioni a prescindere da quello che porti tu e che porta l'altra persona in compensazione. Riesci a vedere altri finali. E anche ad accettare che vissero felici e contenti, di fatto è un finale che, se legato alla prima vista, potrebbe non durare. Ma se lo leghi alla seconda, magari qualche passo in più lo fa. Vediamo un po' se è arrivato qualcuno. Allora, l'Adriana dice: quando hai una relazione e la strega cattiva è la suocera, perché non ti vede bene? Cosa si fa? Oh, tesoro mio, dove caschi? Nel mio essere principessa sul pisello ho trovato certe suocere che te le raccomando. Che si fa, tesoro mio? E che vuoi fare? Niente. Perché di fatto la relazione non l'hai con la suocera. Ahimè. L'hai con suo figlio, e quindi non è mai il problema la suocera di per sé, ma è che assetto e che forza e che tenuta il vostro noi. Voi, il noi nella coppia. Perché se hai tenuto il noi nella coppia, è noi anche di fronte alle persone che ci stanno intorno.
Per cui diventa noi davanti alla suocera, diventa noi davanti alla tua mamma, diventa noi davanti al mondo e soprattutto, sai, diventa noi davanti ai nostri figli, che è la cosa più importante. Quindi sì, di solito le streghe cattive sono le suocere, però anche lì, tesoro mio. Nella favola vediamo che di solito sono sconfitte e che in qualche maniera gli si ritorce contro tutto il male che tentano di fare le principesse. Ma nella favola con te, senti come stai messa nel noi, come ci stai. E se puoi sentire che l'altro è a fianco a te in questo. Anna è la principessa che vuole sempre aggiustare tutto, invece si complica la vita. Poi cade nel tranello del finto amore. Sì, mi suggeriscono che è la sorella di Elsa. Sì. Vuole sempre aggiungere. È quello che si diceva, quando senti che manchi. E anche lei usciva da questa disillusione, no? I genitori non ci sono più. La sorella maggiore fa anche da madre. E tu, che sei la piccola della famiglia, ti vuoi tenere stretta la tua favola. E caschi anche, certo, nel finto amore. Se conosci quello, dove vuoi cadere? Su quello vero? Caschi in quello finto, caschi in quello che conosci. Nasci in quello, caschi in quello che corrisponde a quello che sai. Faceva un bellissimo esempio, Michelle. Se tu hai una bottiglia d'acqua e a te ti è stata riempita fino a qui, tu riconoscerai le altre bottiglie d'acqua soltanto per quel livello, perché tu vedrai soltanto quello. E dici, e di tutto il resto della bottiglia che ne facciamo? Beh, quella è la tua responsabilità. Puoi riempirlo. E allora, c'è qualche altra domanda? No, io sto muovendo qui l'iPad, ma ho paura anche di fare qualche danno. Quindi speriamo di non vi perdere. Allora, poi, ciao Daniele, ciao Vincenza, ciao Adriana, se sono stata... Ti ho dato un ottimo consiglio. So che ci vuole, che quando sei in mezzo di queste dinamiche non è sempre facile, però credo che il fulcro io mi sono accorta che in una situazione molto simile alla tua, il mio ex marito, tra me l'ho detto, sono stata anche sposata, è anche stato un matrimonio molto lampo. Quindi diciamo che su queste cose ne ho abbastanza appreso. E nel mio matrimonio, ahimè, ho avuto un ex marito che, diciamo, non eravamo proprio in coppia io e lui, ma era un ménage, nemmeno a trois, ma a quattro, perché lui ha una sorella e una mamma, ma diciamo la sorella era forse più della suocera, per cui ho avuto il piacere di questo ménage a quattro. E col senno di poi, di molto poi, ho potuto vedere quanto io per prima non riuscivo a vedere che mio marito non c'era. E infatti così è stato, cioè infatti è così, se n'è anche andato. Però non c'era fin dall'inizio.
il noi non c'era. Infatti ti ho ringraziata tantissimo, tesoro. Grazie a te che mi dai questo spunto. Sì, in effetti in questa serata di... Io ho festeggiato per tanto tempo, sappiate, non tanto San Valentino, ma domani, che è San Faustino, che è la serata dei single. San Faustino e Giovita. Ci avevo fatto anche la rima, tutta un'altra vita. Eh sì, si arriva anche a questo. E poi per fortuna qualche altro santo ci guarda. E cambiamo rotta. Cambiamo rotta. Non so che ora abbiamo fatto, ma invece l'abbiamo fatta, abbiamo fatto anche di molto, sono le 10, quindi abbiamo non sforato, ma siamo arrivati all'orario. Io vi ringrazio per questa meravigliosa serata intima. Saluto chi è arrivato per ultimo, Simone, ciao. Mi sono molto divertita a sentire le vostre preferenze di principesse, sono veramente contenta di non sentirmi sola in questo. Non c'era nessuna pretesa se non di tenerci compagnia e fare quattro chiacchiere in libertà anche su questo tema così delicato, tanto c'è chi li fa. Abbiamo, ve l'ho detto, le regole d'amore di Michelle, andatevela a cercare su YouTube perché valgono. Poi tra qualche tempo a maggio ci sarà il seminario delle dinamiche di coppia, ve lo consiglio. E quindi io per stasera vi do la buonanotte. Saluto tutti, saluto tutto il mio piccolo cerchio castiglionese aretino qui che in parte è stato qui con me, in parte è stato in diretta. Vi aspetto domenica perché qui avremo una giornata esperienziale con la mia matrioska e quindi ho preparato una bella giornata per voi, me lo auguro. A me piace, per cui mi piacerebbe portarvi in quei posti che ho scoperto anch'io, altre camere del castello. Bene, vi auguro una bella serata, buon San Valentino, che non è soltanto la festa degli innamorati, ma è la festa dell'amore. E l'amore è uno stato d'essere, per cui lo siamo anche